capelli, che sono quelli che ci tengono veramente, se sono importanti, che dei capelli, passando per scrap per il corpo, crema corpo, la linea viso, abbiamo una linea viso molto completa, molto bella. Sì, ho visto. Abbiamo la serie alla bava di lumaca. Che a quanto pare dà dei risultati notevoli, questa bava di lumaca, è vero? Sì, assolutamente, dà degli ottimi risultati, tant'è che io il trattamento viso illuminante lo offro sempre alle persone con cui vengo in contatto, proprio perché ho piacere che la persona lo provi. Certo. La persona deve provare la nostra linea del trattamento viso illuminante, perché vedrà dopo il primo trattamento la differenza, perché il trattamento viene fatto fino a un certo punto su tutto il viso, poi quando si passa ai sieri e alla maschera trattiamo metà viso. Perché? Perché la cliente al termine del trattamento avrà una metà del viso che è diversa dall'altra. Ah, mamma mia! Può far sorridere questo, perché molto è bello. Ma adesso mi lasci andare via. No, facciamo un'altra metà. Però lo facciamo perché? Perché altrimenti la signora non si rende conto. Subito la differenza. Sì, e questo sì. È uno dei nostri punti, no, di soddisfazione e di forza, perché è un trattamento che non ha macchine, ma è un trattamento semplicemente con dei passaggi di detersione, pili, sieri, maschera e crema. E la differenza lascia tantissime donne, tutte quelle che lo provano, veramente stupefatte, ecco, perché è una differenza che si nota subito. Questo è importante. E parliamo di un trattamento, pensa, un trattamento così fatto con costanza nel tempo, da dei ottimi risultati. Indubbiamente. Mariangela, come possiamo fare per mettere in contatto i nostri amici ascoltatori, le ascoltatrici, per, se magari vogliono approfondire un po' di più l'argomento, per conoscere un po' meglio da vicino questi prodotti così particolari e speciali? Allora, io posso lasciare il mio cellulare, non ho problemi a lasciarlo. Ma certo. Posso lasciare subito in diretta. Sì. È 333-3263-890. 3263-890. Sì. Ok. E poi ho una pagina Facebook, come mettiamo il nome, Mariangela Menso. Sì. E chi ha piacere e vuole contattarmi, prendiamo un appuntamento e io sarei felice di poter omaggiare alle nostre, alle socie, o comunque alle persone che si mettono in contatto con me, che avranno piacere di provarlo, ovviamente, un trattamento viso illuminante. Oh, ma che bello! Grazie! È una cosa che io faccio volentieri, ci tengo molto, perché mi fa piacere far provare questo tipo di trattamento, presentando ovviamente, mentre facciamo il trattamento viso, un'occasione per dialogare con la persona. E approfondire problemi, tematiche, problemi di pelle, problemi, insomma. Sì, le macchie, si conosce la nostra azienda. Allora, a questo proposito, prego Mariangela, io ti dico anche che, forse non ne avevamo parlato la volta scorsa, a me fa piacere anche offrire opportunità di entrare a far parte di questo gruppo. Io sono assistente di zona e cerco persone che abbiano piacere di lavorare con me, per ampliare, se vogliamo, no? Scegliere come obiettivo diventare un po' padrone del proprio tempo, perché questo è un lavoro che ognuna di noi si organizza in base alla disponibilità che ha. Promuovere il consumatore consapevole è la cosa più semplice che si possa fare, cioè prodotti con le amiche e conoscenti. Certo. Assolutamente, quindi se qualcuno sta cercando un'opportunità di unire, indubbiamente, indubbiamente Mariangela, credo che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori abbiano percepito l'opportunità
nel caso volessero integrare anche alla loro attività, certo, anche l'attività di consulente come Swisscare, perché no? Allora, visto che siamo nell'era dei social e tu hai appena detto di avere una pagina social proprio dedicata anche al mondo della consulenza, quindi come te personalmente ovviamente, invitiamo i nostri amici a cercarti su Facebook come Mariangela Menso e soprattutto, allora ricordiamo ancora una volta, lo ricordo io se ho preso bene il numero, la possibilità di contattarti direttamente al telefono, che è il 333-3263-890, è corretto? È corretto. Oh, là, meno male, sono contenta. A questo punto non possiamo fare nient'altro che ringraziarti per aver accettato ringrazio il nostro invito, sì, e per parlare di benessere, di bellezza, insomma, sono cose che farò sempre molto piacere. E quindi non posso fare nient'altro che darti magari appuntamento alle prossime, quando ci saranno delle novità, delle cose che ci vorrei comunicare, sempre molto volentieri. Certamente, volentieri, vi ringrazio molto. Grazie a te. E vi auguro buon proseguimento, buon lavoro a te. Grazie a Mariangela Menso, consulente Swisscare, grazie anche a voi per averci seguito fin qui, appuntamento alla prossima, a presto. Con Radio Dream on Fly. Dream on Fly. Si vola in alto. Si vola in alto. Possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Si vola in alto.
We'll be right back.
sogni. Sei su Radio Dreamfly. Ajamore, 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 ajamore. Going back to my roots, yeah.
See you soon. Okay, cheers. Cheers. Thank you very much. Possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Sei su Radio Dream on Fly. Buon pomeriggio amici da Maria Vitale, bentrovati. Oggi è giovedì 4 giugno, sono le 15:02 minuti primi. Siamo pronti e in collegamento, già tra l'altro preannunciato su tutti i social con il nostro legale di fiducia, ma anche il vostro, perché oramai siamo abituati a conoscerlo. Ci ha illustrato tantissime situazioni che potevano essere un po' ambigue, lui le ha chiarite tutte, soprattutto nel periodo di lockdown. E sto parlando dell'avvocato Armando Francia, che ho raggiunto telefonicamente, che saluto subito. Buon pomeriggio, ben trovato Armando. Grazie Mariella, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Ricorro sempre a te quando c'è bisogno di fare chiarezza, perché nessuno meglio di te è in grado giuridicamente, pacatamente, come, un po' come Prodi, no? Pacatamente, di illustrare quali sono le problematiche alla quale noi comuni mortali, che non capiamo, cioè capiamo poco in realtà a livello giuridico, ci troviamo ad affrontare, specialmente in questo periodo. Sono apparsi tantissimi post, io leggo molti social, oramai se non sei sui sui social non sei nessuno, dove si dice: ah, se sei mio amico io ti tolgo che hai messo l'app Immuni, perché io non voglio far sapere i fatti miei a nessuno, non voglio essere tracciato. Ora, avvocato, qui dobbiamo parlare seriamente una volta per tutte: ma questa app Immuni
cosa comporta per noi cittadini? È auspicabile installarla per l'utilità che si prefigge questa app o nuoce gravemente alla privacy del cittadino? Allora, bel tema, perché è un argomento interessante, molto di attualità. Allora, prima di tutto devo dirti una cosa. Avevo appena installato Immune sul mio cellulare. Sì. Apro Facebook e un mio amico scrive: ah, quelli che installeranno Immune sono dei coglioni. Esatto. E quindi pronti via, mi sono già preso del coglione. Senza nemmeno che nessuno lo gratis, sapesse. Gratis. Così. Quindi, va bene. Cioè, al di là di quello, penso sia importante e cercherò di spiegare perché è importante e soprattutto non è pericoloso. Oh, allora, facciamo un po' di brevissima storia dell'app Immuni. Nasce sostanzialmente il 16 aprile 2020. È appena nata praticamente. Come? È appena nata. È appena nata, sì, nasce giuridicamente il 16 aprile 2020, quando il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Arcuri, emana l'ordinanza numero 10. Nell'ordinanza numero 10 viene stabilito e ritenuto che la tracciatura dei contatti, che in inglese pomposamente chiamiamo contact tracing, sì, è un'azione di sanità pubblica molto efficace. Ricorderai che in quei tempi si lodava moltissimo la Corea che faceva del sud, che faceva un'importante attività di tracciamento. E quindi si diceva già allora, attenzione, questo sono andato a riprendermela questa ordinanza perché è importante per quanto riguarda i tempi, perché molti ho visto scritto: beh, ma adesso non serve a niente. Sì, esatto. E invece nell'ottica ministeriale, quindi nell'ottica degli scienziati che coadiuvano l'attività di governo, era pensata proprio per una, leggo e cito, strategia sostenibile post-emergenza di ritorno alla normalità. Ecco, post-emergenza, spieghiamolo, vuol dire dopo l'emergenza. Dopo l'emergenza. Oh. Quindi, probabilmente non aveva nessun senso fatta ad aprile, quando i contagi erano 5.000, 6.000 al giorno. Sì. Ha un senso fatta adesso, dove i contagi sono 300, 400. Sì. Speriamo non di più, ecco. Sì. Però la media è quella. Allora, in questa ordinanza di aprile 2020 si spiega già cos'è il contact tracing, cioè l'app ci può aiutare a identificare individui potenzialmente infetti prima che emergano sintomi. Ok, e fin qua. E questo è lo scopo principale di quest'app. In buona sostanza succede questo, se ho capito bene, attenzione. Io mi infetto. Sì. Oggi. Ok? Sì. Mi si scatena il Covid. Sì. E sono stato, magari qualche giorno fa, vicino a Mariella. Sull'app di Mariella, che ha scaricato Immuni e io ho scaricato Immuni, sì, quindi l'applicazione di Mariella trova il mio codice. Perché lo trova? Aspetta Armando, perché? Perché nel frattempo tu hai fatto un tampone. No, non c'è. Ah, no? Allora, ok. Il discorso è più semplice. Io scarico Immuni, tu scarichi Immuni. Sì. Ok? Noi ci incontriamo. Sì. Poi possiamo dimenticarci di esserci incontrati. Oppure, invece di Mariella, io incontro una persona che non conosco minimamente e facciamo 15 minuti di coda dal verduriere. Sì. E tutti abbiamo quest'app Immuni scaricata. Sì. Allora, mentre io e te, o io e la signora del verduriere, siamo vicini, i nostri cellulari attraverso il Bluetooth, sì, parlano, si scambiano dei codici. Sì. E quindi io non lo so, ma il cellulare della signora e il mio cellulare sanno che siamo stati per 15 minuti vicini assieme. Ah. Ok? Sì.
io non so il nome della signora, non mi interessa quant'altro, né interessa l'app, perché all'app interessa semplicemente che io sono stato vicino a una persona per un certo di tempo, cioè, o meglio, che il mio cellulare è stato vicino al suo, ok, sì, per un certo numero di tempo, sì, per un certo tempo e a una certa distanza. Benissimo, okay? E fin qua è chiaro. E fin qua è chiaro. Dopodiché io mi ammalo, faccio il tampone, un tampone, comunque non ha importanza, io mi ammalo. Sì. A questo punto io segnalo al ministero, tramite una procedura interna dell'app, sì, il fatto che io mi sono ammalato. Ho capito. Cioè, sono risultato positivo al Covid. Sì. A questo punto la mia app, sì, ok, il mio sistema immune va a scandagliare tutti i precedenti contatti che ho avuto. Ah, ecco. Ok? Sì. E manda una notifica a te e alla signora dal verduriere, con me, dal verduriere, sì, dicendo: guarda che tu sei stato in contatto per 8 minuti, 12 minuti, non lo so, poi praticamente non so come avverrà la cosa, perché sì, non è ancora operativa, non è ancora, però il principio, certo, è questo, sì, con una persona che poi è risultata infetta. Ah. Allora, se io so che ho incontrato Mariella, sì, siamo stati a distanza di sicurezza, avevamo le mascherine, sì, siamo lavati le mani, non ci siamo toccati e tutto quanto, sì, Mariella può stare relativamente tranquilla. Tranquilla, certo. Ok? E quindi io posso anche avvisare Mariella per dire: guarda, ho preso il Covid, ti ricordi, ci siamo incontrati l'altro giorno. Sì, ma la signora del verduriere non la potrai mai avvisare. La signora in coda dal verduriere non potrò mai rintracciarla. Quindi, se lei ha l'app immuni, sì, saprà che è stata in contatto con una persona, non saprà che è stato Armando, Francia o chiunque altro, sì, ma saprà che è stata in contatto con una persona per un tempo potenzialmente idoneo, sì, a trasmettere il virus. Quindi, Armando, scusami, andiamo per gradi. Quindi a questo momento arriva l'autoresponsabilizzazione, nel senso che io devo segnalare questa cosa oppure mi devo mettere in autoquarantena? Ma no, a questo punto tu dovresti, tu sai che sei stato in contatto con una persona infetta, sì, dovresti parlarne al tuo medico. Ah, ecco, sì. Beh, sì, certo, che certo. Ti dirà esattamente cosa fare, perché magari io immagino che l'app ti dirà anche il tempo di esposizione. Sì, no? Certo, per allora, 2 secondi credo che magari non lo certifichi neppure. Come, scusa? Per, se stai 2 secondi con uno che ti passa accanto. Sì, no, infatti, perché c'è scritto che la gestione dei dati da parte dell'app avviene in base alla durata del contatto e alla vicinanza con l'altra persona. Quindi deve essere inferiore al metro. Se io ti incrocio per la strada, sì, non riceverai nessuna notifica. Ah, beh, certo, certo, altrimenti no, si diventa pazzi, eh? E allora, il fatto di essere stato esposto con una persona poi risultata positiva al Covid, sì, significa che io, che lo vengo a sapere in un tempo relativamente, anzi altro che relativamente, in un tempo molto recente, sì, prima cioè dell'insorgenza dei sintomi, sì, che ci mettono un po' a intervenire, posso adottare tutte quelle forme di precauzione che consentono di non creare focolai, diciamo così, certo, la mia situazione sanitaria. Ecco. Quindi vado dal medico, il medico magari mi prescriverà dei farmaci, il medico magari mi consiglierà di stare a casa, e starò, sì, a casa. L'effetto, sì, può essere anche solo quello di non contagiare altri. Certo, certo. L'effetto, certo, positivo per la società. Difatti il discorso è un tutelarsi, ma essere anche tutelati. E tra l'altro mi ha incuriosito una cosa che tu hai detto,
Armando, cioè siamo noi che poi, una volta che abbiamo i sintomi e facciamo il tampone e risultiamo positivi, siamo noi che comunichiamo all'app di essere risultati positivi, non è l'ASL, non è l'ospedale che comunica con l'app e dice guardate che abbiamo fatto il tampone al tal al signor Armando Francia, abbiamo capito che lui è positivo al Covid. Non è così. Almeno da quello che ho capito sono io che lo segnalo sull'app. E quindi tutto questo complotto che siamo tracciati, tutti i nostri dati vengono scanditi e sono a disposizione, che quali dati? La data di nascita forse? Quali potrebbero essere questi dati? No. Allora, mi sembra abbastanza evidente che nessun dato è tracciato. Immuni non raccoglie né il nome, né il cognome, la data di nascita, il telefono, l'indirizzo email, l'identità delle persone che incontri, la posizione, i movimenti che faccio, tutto questo è Immuni, non gliene frega niente. A Immuni interessa semplicemente sapere i contatti che hai avuto, ma non per se stessa, ecco. Sì, ma non lo vuole sapere per se stessa, lo vuole sapere per aiutare te e gli altri, insomma. Soprattutto il contatto non è un nominativo, è un codice, sì, che peraltro cambia in continuazione. Pensa, ecco. Sinceramente, sotto il profilo della privacy mi sembra assolutamente tutelante. E questo lo dice l'avvocato che hai verificato questa cosa, non ci sono dati alla mano che possono dimostrare il contrario, insomma. In questo momento no, per quanto ne sappiamo noi no. Poi bisognerebbe essere dei tecnici informatici. Certo. Consideriamo anche che l'app Immuni è un'app open source. Significa che si comporta un po', la dico male, sì, ma come Wikipedia. Ognuno l'aggiorna? E tutti gli sviluppatori, sì, possono intervenire per migliorarla. Ah, ecco, ecco. Poi ci saranno dei filtri interni, io adesso non sono un tecnico informatico, non riesco a capire esattamente. Però se uno va sull'app Immuni riesce ad aprirsi, ma ce l'ho davanti, una pagina dove uno si può iscrivere, sì, dopodiché può dare un contributo allo sviluppo dell'applicazione. Ho capito, difatti. Quindi c'è anche un controllo. E devo dirti che questo fatto era già previsto nell'ordinanza di aprile che avevamo citato. Sì, 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 esatto. Ma tra l'altro ci sono... ha manifestato la volontà di concedere in licenza d'uso aperta, gratuita e perpetua al commissario straordinario, bla 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 bla. Oh, quindi una, per chi ne capisce anche più di me di tecnologia, c'è una licenza d'uso aperta, gratuita e perpetua. Ma come avvocato, giuridicamente, c'è qualcosa di illegale nello scaricare, nel promuovere, cioè nell'utilizzare questa app? Direi di no. Ci può essere un utilizzo illegale. Facciamo il caso che io voglia fare uno scherzo cretino, sì, e comunicare all'app che io sono positivo al Covid. Ah, certo. Vedi che tu vai subito a trovare la malefatta? Vedi? No, adesso non so quanto tecnicamente possa essere possibile, perché non è ancora operativa, sai che l'app non è ancora operativa. Sì. Avrà un periodo di sperimentazione in alcune regioni, poi più o meno dal 15 del mese, sì, lo sarà. Poi c'è il mondo. Sono andato un po' a cioccarci dentro. Sì. E mi sembra che ci sia idealmente la possibilità di dichiararsi positivo laddove anche uno non lo è. No, però allora, così non va bene. Consiglio vivamente questo fatto, perché mi sembra che chi si dichiara positivo laddove non lo sia rischia una denuncia penale. E fin qua sono anche d'accordo, scusa, sono d'accordo anche vorrei perché vedere. L'articolo 658 del codice penale prevede il reato di procurato allarme. Certo. Il procurato allarme è il fatto di chi annuncia un pericolo inesistente e c'è l'arresto fino a 6 mesi. Allora, vorrei davvero che si evitasse inutili
allarmismi da parte di qualche burlone, chiamiamolo burlone. Burlone, ma vabbè, forse la parola giusta sempre inone, sempre inone. Positivo laddove non sia. Certo, certo, certo. Eh beh, sì. Anche se adesso il fatto che tu pensa che io non c'ero neanche arrivata al fatto di farne già subito un uso sbagliato, no? Perché non ci sono proprio arrivata. Adesso che però tu paventi questa possibilità, effettivamente basta calarsi nella testa di molti burloni, diciamo così, ce ne saranno anche tantissimi. Non è escluso che questo possa avvenire, bisogna anche tutelarsi. No, non è escluso, forse avverrà, non lo so. Ecco. Ma noi abbiamo... ascoltatori sono avvisati, no? Ascoltatore avvisato, meglio salvato. No, anche perché mi pare che a differenza, tu che hai scaricato l'app Immuni, a differenza di molte altre app che noi utilizziamo normalmente all'interno del nostro smartphone, quando ti chiedono autorizzi a utilizzare la tua rubrica telefonica, la utilizzi a utilizzare la tua videocamera, i tuoi contatti, Immuni non ti chiede nulla di questo genere. No, non ti chiede nulla. Quindi diamo molti meno dati ai Immuni rispetto a Facebook, Twitter, Instagram e compagnia bella. Ecco. Gli devi, mi sembra, solo dire la regione dove sei. Beh, certo, almeno sapere per poter localizzare, perché altrimenti... Mi pare, l'ho fatto l'altro giorno, appena uscita io me la sono subito scaricata perché ero curiosissimo. Sapevo benissimo che non sarebbe stata in funzione, ma volevo vedere come funzionava. Sì, no, ti chiederei anche quanto spazio occupa nel disco interno delle memorie, perché sai... Non so, se vuoi te lo vado a vedere. Grazie, perché sai, app di quello, app dell'altro, insomma, alla fine di memorie nello smartphone... Non credo tantissimo, non è pesante, insomma... Te lo posso dire dopo, perché come si fa? No, non lo so nemmeno io come si fa, però so che questo è un problema fondamentale, perché tra video, app, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, la memoria dello smartphone poi so alla fine si riempie. No, una cosa importante è che l'app funziona, sì, quando il Bluetooth è acceso. Tra l'altro. Quindi è un Bluetooth, diciamo, di basso indice, non so bene come si chiami. Sì, sì. Però sì. Quindi consuma pochissima batteria. In effetti è vero, non è che da quando ce l'ho mi consuma più batteria di prima. Sì. Ed è assolutamente fondamentale tenerlo acceso. Quando sei fuori, ovviamente. Se sei all'interno della tua abitazione, puoi anche spegnerlo. Da quello che ho capito, si può tenere acceso il Bluetooth anche se si è in modalità aerea. Ah, ecco, anche questo. Sì, sì. A me capita sì. Spessissimo quando sono in udienza o altre volte di mettere il Bluetooth in modalità aereo proprio per evitare continue telefonate, messaggi, bling bling. Sì. E quindi funziona anche in quei casi. Ho capito. Quindi tutto sommato il consiglio dell'avvocato, anzi diciamo che come avvocato tu non ci vedi assolutamente nulla di complottistico e di furti di identità e di controllo da questo grande fratello che ci vuole controllare in tutto e per tutto. No, direi di no. Io credo che nel momento in cui entriamo in un qualsiasi giochino di Facebook diamo molte più informazioni di noi rispetto a quelle di App Immuni. Certo. Cos'è un pretesto? Noi condividiamo ogni giorno migliaia di dati e ci sono delle società che ci conoscono meglio delle nostre madri. Sì, certo, siamo tracciati. Sanno qual è il dentifricio che usiamo, sanno dove andiamo, sanno che cellulare abbiamo, sanno tutto di noi. Sanno anche che domenica sono andata a fare la grigliata a Rigoli, cioè voglio dire, l'ho scritto io, sì, l'ho detto sì, io. Sì, a me sembra un po' strana. Che cosa ti sembra strano? Sembra strano un po' questa situazione per cui noi siamo abituati a scambiare in rete migliaia di dati, sì, senza nessun pensiero, senza nessun retropensiero, sì, ma laddove esce una applicazione che consente di ridurre in qualche modo, anche minimo, ma ridurre in qualche modo una pandemia che può portare, magari non noi perché abbiamo 50 anni, ma i nostri genitori, i nostri nonni, sì, una malattia molto grave,
la gente dice no, sei un coglione testuale. Eh sì. Però Armando, togliamo l'avvocato di mezzo, parliamo con Armando Francia, comune cittadino. Alla base di tutta questa questo paradosso, no, del fatto del controllo, del fatto che tutti ci vogliono tracciare eccetera eccetera, credo che alla base ci sia anche la questione che si sta diffondendo sempre di più l'idea che il virus non esiste. E quindi, scusa, sai che non ho sentito? Dicevo, si sta diffondendo sempre di più l'idea, sempre a livello virale, no, che il virus in realtà è stata una grande montatura, per cui anche l'app Immuni alla fine è una fregatura, nel senso che non serve a niente, perché non esiste. Ma sai, quando le premesse sono sbagliate, anche i risultati sono sbagliati. Ecco. Direi che si può ridurre tutto a questo. Io, sinceramente, guardo, a me piacciono molto i dati a livello mondiale. Certo. Confrontarmi solo col mio posticino, ecco. Certo, mi interessano i dati del Piemonte e tutto, però a livello mondiale segnalo che 3 o 4 giorni fa è stato il giorno con più contagi nel mondo. Questo non lo sapevo. 2 mesi fa, 3-4 giorni fa, adesso non so dirti la data esatta, sì, però qualche giorno fa, considerando, certo, l'Italia ormai non è più rilevante con 300 contagiati al giorno, sì, ma sono paesi come il Brasile, l'India, il Cile, gli Stati Uniti, la Russia, che fanno migliaia e migliaia di contagi giornalieri. Esatto. E quindi diciamo che l'andamento del virus ha una logica. Prima ha colpito l'India, cioè le Indie, meglio, sì, la esatto. Cina, poi è arrivato in Europa, adesso si è sostanzialmente trasferito nelle Americhe. Sì. C'è anche una spiegazione del fatto che, ad esempio, qualcuno ha detto che, ad esempio, nelle zone calde, quindi l'Africa, eccetera, eccetera, non ci si ammala di Covid come nei paesi più industrializzati. Questo è possibile. Sì, tu considera che ad oggi in Africa ci sono circa 165.000 contagiati, scusa. Sì. No? Sì. 165.000. 165.000 in tutta l'Africa vuol dire un po' di più di tutta la Francia. Che l'Africa, voglio dire, è molto più grande, no, della Francia. Direi di sì. Sì. Quindi è possibile che col caldo, con le temperature, il virus non sia così virulento, così come è possibile il fatto che l'Africa sia, ma qui andiamo sotto profili medici che davvero non mi competono, sì, che l'Africa sia un paese con una popolazione molto giovane. Molto più giovane, e difatti questa è la spiegazione che ha dato il medico che ha spiegato il perché non c'è questa diffusione, perché comunque è una popolazione molto più giovane, l'età media è molto più bassa rispetto alle altre parti del mondo. Io sono un appassionato di Cile, sì, mi piace molto, ci sono stato tutto. Oggi il Cile è una delle popolazioni più colpite, ma in Cile sta per arrivare l'inverno. E quindi probabilmente è vero che col freddo, come tutte le influenze, tutti i virus, dove c'è freddo circola meglio. Certo. Quindi dobbiamo confidare in una buona stagione, cosa che non possiamo fare oggi perché sta piovendo. quindi non è ancora il momento, insomma, di scoppiare di caldo qui per quanto riguarda il Piemonte perlomeno, ma insomma stiamo avvicinandoci alla bella stagione. Possiamo fiduciosamente confidare nel fatto che il caldo un pochino, insomma, lo attenui, e in effetti la situazione, Armando, diciamoci la verità, sta migliorando sensibilmente, no? Ma direi di sì, per fortuna. Quindi possiamo armarci di un sano ottimismo, guardare un pochino più lontano di quanto non potessimo fare magari qualche settimana fa, e soprattutto continuare con la prudenza, perché alla fine possiamo dire che la prudenza ci ha portato ad essere quello che siamo oggi? Sì, certo, questo è stato un grosso aiuto. Oggi che è quasi tutto riaperto,
diciamo che la vita inizia a scorrere più normalmente. Esatto. Scorre meno nelle scuole, anzi non scorre affatto nelle scuole. Non ancora. Scorre molto meno nei tribunali. Questa è anche un'altra nota dolente. Continua a essere quasi bloccato. Però ecco, diciamo che la vita dei cittadini riprende. Sì, adesso aspettiamo solamente anche i teatri e la cultura, l'arte, che sono ferme, bloccate in Italia, e questo veramente è un danno incredibile per tutto il settore. Questo è un dolore che ho dentro, un dispiacere grandissimo per tantissimi artisti che conosco e che vivono di teatro, che vivono di musica e anche di cultura, ovviamente, in tutta Italia. Credo che questa sia la più grande assenza in questo momento che noi abbiamo. Sono d'accordo. E allora adesso, abbiamo rassicurato i nostri ascoltatori, abbiamo detto: ma scaricatevi questa Immuni e non se ne parla più, tranquillamente, senza problemi. Sì, assolutamente. Abbiamo tantissime app inutili, almeno questa può avere un senso. Esatto. No, perché poi uno ci pensa e dice: qual è? Perché ci sono stati tanti morti da noi, al di là dell'età, delle condizioni? Perché a un certo punto si è presa tardi la malattia. E oggi, in qualsiasi trasmissione televisiva o articolo sui giornali, leggiamo o ascoltiamo che laddove la malattia viene presa in tempo è molto, ma molto più facile la guarigione. Certo, è cambiato anche l'approccio terapeutico nei confronti, ecco, del virus. Se io, grazie a un'app, riesco a sapere, prima ancora di averla, sì, esatto, che potrei essere stato contagiato, beh, io credo che do al mio medico un'informazione fondamentale, certo, certo, per curarmi nei giorni successivi. Sì, certo, certo. Quindi tenermi sotto controllo e eventualmente curarmi il primo giorno che la malattia insorge, non il quindicesimo. Certo. Possiamo definire l'app Immuni un metodo preventivo di malattia? Non è un metodo preventivo di malattia perché non cura niente. No. È un metodo preventivo di ricerca della malattia. Perfetto. All'interno, ecco, dei nostri organi. Oh, ecco qua, che abbiamo trovato la quadra. Ce la sono inventata adesso. No, ce la siamo inventata un po' più. Però insomma l'abbiamo trovata, no? Una definizione che potrebbe inquadrare bene questa app. A questo punto aspettiamo, vediamo che cosa succederà, e intanto continuiamo a prenderci gli insulti sui social, Armando. Sì, vabbè, questa. Pazienza. Io ne prendo pochi perché ci sto poco, però qualcuno. Vabbè, io li leggo. Io leggo. Adesso che scaricherò anche io la Immuni, me lo prenderò anche io della ONA, sicuramente. Che ci vuoi fare? Va bene, grazie davvero. Grazie all'avvocato Francia per essere stato con noi. Quando tu sai che ti chiamiamo sempre, quando tu abbiamo bisogno di avere chiarimenti su tutto questo mondo che ci sta circondando, della quale sappiamo poco, però insieme a te, Inga, e grazie al tuo aiuto, riusciamo a fare un pochino di chiarezza. E di questo però volevo farti una proposta. Dai. Le prossime settimane, sì? Se tutto va come deve andare, cioè, sì, smettiamo di parlare di Covid, sì, cambiamo registro e ce leviamo su qualcosa di un po' più, ecco, significativo. Poi ti farò un po' di proposte, vediamo. Bene. Assolutamente. Sai che mi trovi sempre d'accordo. Grazie davvero, certamente. Ti aspettiamo sempre molto volentieri qui a Radio Dream on Fly, tu lo sai, sei un ospite prestigioso per noi e anche per i nostri ascoltatori. Grazie per il servizio che dai e che ovviamente è sempre molto molto importante. Grazie Armando. Grazie a te, grazie a tutti. Ti aspettiamo, grazie ancora, buon pomeriggio. E grazie anche a voi per averci seguito fin qui. L'appuntamento con l'avvocato Armando Francia avete sentito, e solamente rinnovato la prossima settimana. Evidentemente ci saranno anche altri argomenti, perché i problemi e le questioni giuridiche ovviamente non si fermano solamente al Covid, ma sono molteplici. Ne parleremo ancora qui a Radio Dream on Fly. Davvero, evitare tutto, grazie, alla prossima. Con Radio Dream on Fly, Dream on Fly. Si vola in alto. Si vola in alto. Radio Dream on Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Un
caro saluto a tutti amici di Radio Dream on Fly da Mariella Vitale, bentrovati. Anche oggi un incontro speciale con tanti professionisti e con tanti personaggi del mondo, non solo professionale ma anche dell'arte, della cultura, dell'informazione. Adesso sono in collegamento telefonico con l'ambasciatrice di Hunter su tutto il Piemonte, Deborah Lupo, che saluto subito. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno Mariella, buongiorno a tutti. Allora, ma è un piacere davvero per noi. Allora, intanto Deborah, ci spiega che cosa è Hunter? Sì, Hunter è l'Associazione Nazionale per la Tutela delle Energie Rinnovabili. Sì. È un'associazione no profit che nasce nel 2009 e ad oggi conta oltre 300.000 associati su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo una vera e propria missione, che è quella di diffondere la cultura ambientale nelle scuole elementari e medie, con il progetto gratuito Il Sole in Classe. Si rivolge ai bambini perché? Perché così possono già da oggi adottare un atteggiamento rispettoso nei confronti dell'ambiente, che è una cosa molto importante. È bellissimo, ma come coinvolgete i bambini? Ma Hunter coinvolge i bambini appunto con il progetto gratuito Il Sole in Classe, grazie all'utilizzo di cartoni animati e filmati multimediali facciamo comprendere alle generazioni future che se noi adottiamo un comportamento ecosostenibile e rispettoso nei confronti dell'ambiente ed impariamo ad utilizzare le energie rinnovabili, portiamo un beneficio all'ambiente molto importante. Certo. E anche a noi stessi, quindi alla nostra salute. Certo, ma avete collaborato con un sacco di istituti scolastici. Sì. Sono oltre 2.400 gli istituti coinvolti fino ad oggi e pensa, sono 180.000 bambini. Tantissimi. È un numero incredibile, sì. Bellissimo. È molto, molto bello. In 19 regioni d'Italia dal 2014, sì. Veramente un'enormità, incredibile. Sì. Ma sì, anche perché Papa Francesco vi ha nominato. Sì, noi nel 2014, grazie a questi risultati, in primis abbiamo ricevuto un riconoscimento da parte dell'allora emerito presidente Giorgio Napolitano. Sì. E nel 2016 invece, proprio a questo operato che noi facciamo all'interno delle scuole, Papa Francesco ci ha ringraziato. Ma che meraviglia, bello. L'importanza del messaggio che noi portiamo. Bellissimo, bellissimo. Un'altra cosa, Deborah, che cosa sono gli Hunter Green Awards? Oh, gli Hunter Green Awards è un incontro annuale al quale partecipano personalità di spicco, personalità che fanno parte dello spettacolo, dello sport, sì, sì, della medicina. E gli Hunter Green Awards è il concorso di Hunter. Ah. Questo come si svolge? Il nostro progetto Sole in Classe permette a tutte le scuole che vi partecipano appunto di partecipare tramite una poesia, tramite un disegno, tramite, sì, un evento mediatico, sì, a questo concorso. Ah. Che è grazie ad NVG Energia, permette loro di poter vincere dei premi a livello economico fino, sì, a 3.000 euro con il quale la scuola può investire nell'acquisto di materiale didattico. Ma grazie a NVG Energia c'è la possibilità di vincere un anno, sì, di energia 100% rinnovabile per l'istituto. È meraviglioso, quindi... certo, caspiterina. Sì. È una... Quindi vi relazionate solo con i bambini o avete anche altre iniziative oltre a questa, tra l'altro bellissima? Ci relazioniamo in primis con i bambini, ma siamo anche stati presenti negli anni passati, sì, su molte piazze italiane di tutte le regioni con il progetto Salviamo il respiro della terra. Questo l'abbiamo voluto fare per cercare di sensibilizzare anche gli adulti. Certo. Perché c'è ancora molto lavoro da fare, c'è ancora molto. Sugli adulti tu dici, sugli adulti c'è da fare molto lavoro. Sì, sì. Ahimè, sì, perché posso garantirti che
gli alunni delle scuole e le generazioni future ne sanno tantissimo, hanno tante idee e hanno una prospettiva molto importante, che è quella di vivere in un ambiente pulito e sereno. E quindi la comunità scientifica ha più volte segnalato che se non si fa nulla da qui al 2030 non ci siamo mica, No, esatto. Il 2030 è quello che viene considerato il punto di non ritorno da parte degli studi degli scienziati e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Certo. Perché noi abbiamo ancora 10 anni per poter cambiare, dare una svolta a quello che è il nostro ambiente, l'inquinamento. Certo. Quindi se adottiamo tutti, sin da subito, un atteggiamento quotidiano, perché è quello che fa la grande differenza, abbiamo un atteggiamento ecosostenibile, rispettoso nei confronti dell'ambiente, dal 2030 in avanti sarà tutto di guadagnato, ma sarà tutto di guadagnato soprattutto per loro, per queste generazioni future che hanno dato a noi la loro totale fiducia. Ma noi non possiamo deluderli, certo. Non dobbiamo deluderli. No, assolutamente no. Ma se un adulto adesso volesse avere maggiori informazioni su tutti i progetti di Hunter, come si può fare? Basta andare sul nostro sito, che è hunteritalia.org, sì, sul quale troverà un nostro web magazine dove ci sono tutte le informazioni di energia, di sostenibilità, di progetti, tra il quale c'è anche, e invito tutti voi a poter dedicare 5 minuti del vostro tempo a, sì, questo fantastico progetto, quindi donando un vostro voto, sì, perché sul sito di Hunter c'è la possibilità di votare i lavori che le scuole hanno proposto. Ah, che bello! Sì, tra cui c'è anche la mia, che è la scuola Pestalozzi del Comune di Torino. Sì. Lì potrete visionare tutti i lavori delle scuole e potrete donare i vostri voti. Meraviglioso! Affinché l'impegno di questi bambini, di questi ragazzi, certo, venga riconosciuto, valutato, ma certo, gratificato anche, perché certo, no? Certo, ma certo. Se tu dovessi consigliare ai cittadini di far parte di Hunter, che cosa diresti? Allora, innanzitutto lo consiglio vivamente, perché è un progetto molto importante, perché ci aiuta a continuare ad entrare nelle scuole e a portare un'informazione. Io Hunter l'ho conosciuta 2 anni e mezzo fa, proprio grazie a NVG Energia, con la quale collaboro lavorativamente. Sì, sì. Da subito mi ha preso il cuore. Io sono anche una mamma. Si sente, Deborah, si sente. io sono anche una mamma di, certo, 2 bambini. Quindi sapere che il mio fare a oggi può aiutarli a vivere in un mondo pulito e in un mondo sereno è una cosa che non puoi non sposare, non puoi non sostenere. Certo. È un modo come un altro per aumentare la consapevolezza in se stessi di quello che si può fare per salvare il respiro della terra, insomma, diciamo così, e soprattutto per dare quel seme necessario ai bambini, ai ragazzi, alle future generazioni, di rendere migliore questo pianeta che veramente abbiamo maltrattato in maniera indegna. Purtroppo devo dirti che è così. Hai ragione, non è tutto perduto, quindi possiamo, esatto, recuperare, e dobbiamo recuperare, perché come dicevo prima, loro la loro fiducia ce l'hanno donata. Noi, certo, non possiamo deluderli e non dobbiamo deluderli. Ma anche perché se lo meritano un pianeta migliore, no? Esatto, ma poi noi oggi abbiamo tutti gli strumenti e tutta la conoscenza per informarci e per capire che cosa possiamo fare realmente, e di cose ce ne sono tante, tantissime. Quindi informarci un po' di più e sapere che nel nostro piccolo possiamo fare tanto è una cosa che non si può non prendere in considerazione. Quindi invitiamo tutti a visitare hunteritalia.org, da lì cominciare ad attingere nozioni, informazioni, e poi eventualmente, perché no, far parte anche di Hunter.
Certo, noi quello contiamo. Noi vogliamo che i cittadini vengano a far parte di questa nostra grande famiglia green, sì, che è molto importante, ma è molto importante per noi, ma anche, ripeto, per le generazioni future. Quello assolutissimamente, vi aspettiamo numerosi e ne siamo felicissimi. Soprattutto per il messaggio positivo che hai dato, perché sì, è vero, si prende coscienza che siamo in una situazione poco sostenibile, anzi non più sostenibile, che si può migliorare. Questo è il messaggio positivo. Attraverso Hunter è ancora più facile essere attivi, quindi partecipi e protagonisti di questo grande cambiamento che deve avvenire entro il 2030. Esatto, partecipi e protagonisti in primis. Bene, sì. grazie Deborah Lupo, ambasciatrice di Hunter per quanto riguarda il Piemonte, è stato davvero molto interessante e chissà che la nostra chiacchierata non abbia aperto nuovi orizzonti anche per i nostri amici ascoltatori. Grazie a voi, grazie per avermi invitata e avermi dato la possibilità di poter far conoscere anche il nostro progetto. Vi aspetto in numerosi e a risentirci. Assolutamente, quando poi riprenderete le sessioni in classe, perché attualmente insomma è un po' difficile poterle fare. Esatto. Ma presto sarà possibile riprendere le nostre abitudini, le nostre sane, in questo caso abitudini e corsi e visite a scuola, iniziative, insomma tutto tornerà come prima, non nell'immediato, ma sicuramente presto accadrà. Grazie. Tornerà meglio di prima. Brava. Io sono convinta, meglio di prima. È stato un piacere, Deborah, risentirci. Piacere presto. Mio. Grazie. Grazie. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamon Fly. Radio Dreamon Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti.
volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Oceans.
you understand how I feel, honey. I know you got a lot of things on your mind. Oh, but I'm missing you so bad. Long time.
Dream on Fly. Si vola in alto. Un saluto a tutti amici ascoltatori di Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Sono in collegamento telefonico con uno dei nostri tanti professionisti e uno specialista in questo caso, perché sono collegata con il professor Paolo Gottarelli, chirurgo nasale, che saluto subito. Buongiorno, bentrovato professore. Buongiorno, bentrovati, grazie all'invito. È già la seconda volta che noi ci incontriamo, sempre telefonicamente, e questa è un'occasione decisamente diversa rispetto alla precedente, perché entriamo nel merito di una situazione che stiamo vivendo non solo in Italia, ma ahimè in tutto il mondo, che è il Covid-19. Perché l'abbiamo contattata? Perché attraverso la sua esperienza, la sua conoscenza, possiamo cercare di capire insieme a lei l'importanza della respirazione nella trasmissione del virus, perché mi pare che non se ne stia parlando molto. Assolutamente, in particolare riguardo l'importanza di una buona respirazione nasale. Dato che noi dovremmo fare i conti con questo virus, come del resto in futuro, in passato, abbiamo dovuto fare con tutti gli altri, ma diciamo che fra i tanti ottimi consigli che sono stati dati, lavarsi le mani, pulire le maniglie, sì, certo, eccetera, 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 la mascherina ovviamente, e non è stato dato uno che è quello più naturale e più fisiologico, e cioè che il nostro corpo umano ha deputato il naso, sì, alla filtrazione dell'aria, delle polveri, sì, dei virus e dei batteri, attraverso formazioni anatomiche che hanno una lunghezza di 6-7 centimetri, che partendo dalle narici, dalle aperture narinali, filtrano e riscaldano l'aria attraverso i turbinati inferiori, ma non dimentichiamo l'importanza ancora prima dei peletti dentro al naso, si chiamano vibrisse. Che qualcuno toglie però, professore, qualcuno se li toglie. Sbagliatissimo, vanno accorciati quando fuoriescono, ma mai tolti, perché hanno una funzione determinante, quella di bloccare batteri, virus e polveri. Poi, proseguendo verso la gola, verso il faringe, abbiamo tutta una complessità anatomica della quale i turbinati inferiori sono parte fondamentale, e quindi noi dobbiamo respirare come la natura ci ha insegnato, col naso e mai con la bocca. Con la bocca, peraltro, c'è la trasmissione delle famose goccioline, quindi quando si parla con le persone, tanto più se si è magari un po' raffreddati, bisogna tenere una distanza di almeno 1,5 metri o avere una mascherina o un filtro che impedisca a queste goccioline di diventare i trasportatori, i veicolatori di tutto quello che può esserci. E quindi adesso si parla tanto del Covid-19, ma di coronavirus, sì, ce ne sono tanti, e di virus ce ne sono migliaia di batteri. Quindi è fondamentale richiamare l'attenzione su una filtrazione nasale, sì, e sul fatto quindi che il naso funzioni bene, perché se il naso non funziona si è obbligati a respirare con la bocca. Esatto. E il filtro fisiologico e anatomico nasale va a quel paese. E quindi assolutamente il naso, richiamare l'attenzione su una respirazione nasale. E aggiungo, se ci puliamo i denti, se i dentisti bravi ci insegnano la curata generale, guardate che questa filtrazione che avviene tramite il naso porta dei residui all'interno delle coane e del vestibolo nasale, e quindi i lavaggi nasali, e questo già i medici ayurvedici ce lo insegnavano, sono fondamentali. Quindi lavare il naso più volte al giorno, e soprattutto dopo che si è stati all'esterno, sì, e soffiarsi il naso, perché anche soffiarsi il naso è fondamentale. Attraverso il muco che si accumula, noi buttiamo fuori gran parte di tutto quello che è residuato all'interno. Vede, è un consiglio di una banalità estrema, ma io in tutto questo mese in cui si è tanto parlato di prevenzione non ho sentito alcuno parlare del filtro nasale. Ma professore, visto che io faccio parte di quella schiera di persone che non respira bene con il naso, dovuto a un trauma pregresso, come possiamo fare a questo punto? Bisogna affidarsi ad uno specialista per ripristinare il corretto funzionamento? Fatta un'accurata indagine anamnestica, e quindi accurata storia
dei sintomi del paziente si capisce chiaramente, per cui è una diagnosi quella di chi necessita necessariamente appunto di essere operato al naso per ripristinare una corretta funzione. È una diagnosi che nel 90% dei casi si fa parlando, facendo domande mirate specifiche con la persona. Poi per avere il via definitivo è indispensabile fare un attacco dei seni paranasali, sono attacchi speciali senza troppi raggi, quindi tra l'altro si fanno in 7-8 secondi, quindi non ci sono tunnel, non ci sono diciamo sensi di claustrofobia, anche per i bambini è una cosa molto rapida. Sì. Fatto questo, se la diagnosi è quella di un'ostruzione nasale, che può essere come nel suo caso dovuta ad un ripiegamento, un incurvamento, una cosiddetta deviazione del setto nasale, che è la parte interna del naso che divide le due parti destra e sinistra, sì, cui si associa sempre nel tempo, e dico sempre nel tempo, un ingrossamento, cosiddetta ipertrofia, di questi salsicciotti che dall'entrata della coana del naso arrivano fino in gola e che servono, questi salsicciotti chiamati turbinati inferiori, servono a scaldare, filtrare e umidificare l'aria. Quindi l'intervento che col metodo Goparelli è diventato indolore e senza tamponi, è un intervento che dura da mezz'ora a un'ora e un quarto, nella quale si ripristina un corretto passaggio dell'aria, riducendo quei turbinati che si sono ingrossati abnormemente, che obbligano le persone magari a fare uso di spray nasali, sì, ripetutamente, sì, con dei vasocostrittori che ce li pubblicizzano poi in televisione, sì, dalla mattina alla sera. Eh certo. E a raddrizzare, se c'è bisogno, il setto, che ricordiamo nell'80% delle persone presenta delle deflessioni che l'attack ci mostra inevitabilmente. Quindi è un intervento, diciamo, di alta chirurgia, ma che col metodo messo a punto dal sottoscritto ci permette di ritornare alla vita comune in fretta, ma soprattutto senza dolore, senza tampone, quindi è diventato non dico una passeggiata, ma quasi. Sì, anche perché questo genere di patologie, perché chiamiamole pure così, no? È corretto, professore? Certo, certo, corretto, ecco, corretto. Nel momento in cui si fa fatica a respirare con il naso, inevitabilmente si tiene la bocca aperta, non solo quando si fanno le cose normali, ordinarie, cioè nella vita normale di tutti i giorni, ma di notte soprattutto la bocca si apre e si russa. Di notte si russa, in casi gravi apnee notturne, saliva che fuoriesce dalla bocca, sonno disturbato, bocca secca, lingua che si appiccica, si incolla al palato. Ma ricordiamoci di giorno anche, sì, quante goccioline in più che trasportano batteri e virus spariamo addosso alle persone. Ecco, dopo questa sensibilizzazione dovuta purtroppo al Covid-19, credo che l'uso delle mascherine diventerà molto molto più sentito e apprezzato. Farà parte del corredo di abbigliamento per uscire praticamente di casa la mascherina, quasi. Sarà un accessorio. L'inquinamento ambientale già una buona filtrazione dell'aria l'avrebbe richiesta. E poi adesso abbiamo imparato che quando parliamo noi buttiamo nell'aria a un metro e anche un metro e mezzo, se starnutiamo anche oltre, batteri e virus attraverso le goccioline, ripeto, e quindi non facciamo del bene al nostro prossimo. Sì, credo che per noi sembri una cosa, un accorgimento abbastanza inusuale, perché non siamo abituati, ma in molti altri paesi del mondo, mi viene in mente il Giappone ad esempio, usare la mascherina, sì, è quasi nella norma da molto tempo. Certamente, e quindi certamente. Cina e Giappone, sì, lo usavano già da tempo. Sì. E l'inquinamento ambientale richiede questo. Bene, professor Gottarelli, a proposito, la trattengo ancora un attimo, prima, sì, di dare eventualmente i suoi riferimenti nel caso qualcuno dei nostri ascoltatori avesse bisogno di contattarla per chiarire meglio e per avere altre informazioni, perché magari è coinvolto personalmente. Volevo chiederle, i lavaggi nasali li effettuiamo con dell'acqua oppure con l'acqua marina, visto che ci sono molte soluzioni isotoniche che si vendono e che possono esserci utili? Ce ne sono moltissime, sì. L'acqua marina è il massimo, diciamo, però diciamo per chi non vuole investire dei capitali, perché purtroppo sono prodotti che hanno un costo abbastanza elevato, è sufficiente dell'acqua distillata, 2 litri con un cucchiaino di sale marino, sì, e a quel punto si può benissimo usare una brocchetta, la trovano nei negozi
di naturopatia, ayurvedici, una brocchetta che sembra una di quelle ampolle da tè, sì, e con quella inclinando la testa in avanti e lateralmente, prima a destra e poi a sinistra, sì, si mette il beccuccio a contatto dell'apertura della narice, sì, si inclina la testa in basso e si butta giù l'acqua, e l'acqua uscirà dall'apertura controlaterale, dall'altra parte. Ah, ecco, fa il giro. Il naso è in comunicazione, la destra con la sinistra, e questo è il lavaggio perfetto. Quindi anche senza spendere una piccola brocchetta o una siringa, se uno vuole, ma non c'è bisogno di far pressione, perché per caduta il lavaggio avviene già benissimo. Prima a destra, ripeto, con la testa un po' in avanti e inclinata prima dal lato destro e poi dal lato sinistro, e per caduta facciamo il benedetto lavaggio nasale, utilissimo mattina e sera almeno. Se usciamo in ambienti inquinati, anche di più, e soffiamo il naso spesso. Sarebbe e non togliamo i peli, e non togliamo i peli dal naso, che sono un filtro. Sarebbe... Accorciamoli soltanto. Ma sarebbe una buona abitudine anche farlo fare ai bambini già da piccoli, questa sana abitudine? Ma è di più, tutti i pediatri propongono e obbligano quasi le mamme a farlo tutto questo, tanto più quando il bambino è leggermente raffreddato e se ha del muco, certo, perché su quei casi che portano ad infiammazioni poi croniche, a sinusiti, pseudosinusiti, sì, che possono poi anche virare in forme di asma bronchiale, quindi il pediatra è estremamente accurato nel prescrivere questi lavaggi. Bene. Gli adulti sono meno bravi. Sì, siamo un po' meno bravi in effetti, perché tendiamo un po' a dimenticare quello che subiamo da bambini, perché i bambini non è che sono poi tanto felici di questi lavaggi nasali, in effetti. All'inizio no, poi imparano, solito. Allora, io vorrei dare ai nostri amici ascoltatori il suo riferimento, perché in questo modo possono ottenere eventualmente delle informazioni per approfondire ancora meglio la tematica ed eventualmente poi magari incontrarla per poter effettuare anche una diagnosi in questo caso. Allora, ricordiamo il numero del studio del professor Paolo Gottarelli, che è lo 051, e quindi da questo capisco che è Bologna, 34 34 29 12. Io credo che poter chiamare anche in questo periodo si viene... Siamo sempre attivi telefonicamente, perché lo studio in questo periodo, certo, seguendo tutti i consigli dell'ordine dei medici della regione, l'abbiamo tenuto solo per l'urgenza. Bene, allora io intanto non posso fare altro che ringraziarla, perché lei ci ha offerto... Grazie a voi. Ci ha offerto un'informazione molto molto importante, soprattutto in virtù della nuova situazione che ci stiamo preparando ad affrontare, non credo nel breve termine, ma per molto dovremo molto convivere, quindi ecco, sono tutti questi consigli che sembrano banali diventano invece più importanti. Bene, grazie al professor Paolo Gottarelli, chirurgo nasale. Grazie a loro, grazie a lei per essere stato con noi, la aspettiamo sempre con molto piacere qui su Radio Dreamonfly, quando vuole. Di nuovo, buon pomeriggio. A lei. Radio Dreamonfly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Buon pomeriggio cari amici di Dai Sogni ai Fatti con la Patti. Anche oggi, nel giorno dedicato alla ricorrenza della festività della Pasquetta, la Patti vuole farvi compagnia. In questo periodo di autoisolamento forzato sicuramente abbiamo tutti la possibilità di riflettere sui nostri stati d'animo e su quello dell'intero paese. E c'è chi non si ferma solo a riflettere, ma scende in campo con l'intento di ringraziare i medici, gli infermieri e gli OSS impegnati in prima linea contro il coronavirus. Lo scorso 20 marzo sulle pagine Facebook, infatti, è stata lanciata Grazie col Cuore, l'iniziativa rivolta alla comunità delle hobbiste creative presenti sul territorio nazionale, alle quali viene chiesto di creare un manufatto a forma di cuore colorato che riporti la scritta grazie, utilizzando gli strumenti ed i materiali che si hanno in casa.
Ci tengo a sottolineare che sono molto felice di essere stata io a divulgare alla stampa il primo articolo su questa bellissima iniziativa, sposando il progetto appena mi è stato illustrato. Oggi sulle frequenze della nostra radio, Radio Dream on Fly, ho il piacere di ospitare Antonella De Tomassi, presidente dell'associazione artistica no profit Io Creo di Roma, che è l'ideatrice di Grazie col Cuore. Ciao Antonella, benvenuta a Dai Sogni Fatti con la Patti, come stai? Ciao Patrizia, grazie, molto bene per fortuna, mi ritengo fortunata visto quello che sta accadendo. Quindi... Ci fa molto piacere questo. Vuoi parlarci di questa bellissima iniziativa che hai lanciato recentemente? Assolutamente sì. Allora, io la notte della prima carovana di Bergamo sono stata colpita tantissimo da quello che iniziava ad arrivare e non riuscendo a dormire ho dovuto pensare a come poter ringraziare tutti questi medici, questi infermieri che stavano facendo questo lavoro incredibile per noi e che erano colpiti anche loro da tutte queste morti che stavano avvenendo e che stanno avvenendo. E, però i miei mezzi sono limitati, stando chiaramente a casa. E, essendo poi una creativa abbastanza conosciuta sul mondo del web, perché ho fatto tantissime riviste, ho fatto un libro sul cucito creativo, ho pensato di far scendere in campo tutte le persone che in Italia sono obbiste, sono le creative, quelle che sono a casa, che lavorano con l'uncinetto, lavorano con la stoffa, e ho creato questo gruppo. In pochissimi giorni è arrivato a tantissime persone che hanno aderito a questa iniziativa. I cuori che stanno arrivando sono migliaia, sono tutti colorati, fatti con moltissimi materiali, elementi materiali, sì, sono fatti di uncinetto, dipinti, anche i bambini si stanno dando da fare, colorano i loro cuori con le loro mani, con la tintura, con l'aiuto delle mamme, con i colori, è un'iniziativa che ha preso tutta l'Italia. Molto bello, quindi infatti mi dicevi che il progetto in poco tempo ha raggiunto i quasi 10.000 iscritti. 10.000 iscritti, sì, siamo quasi 10.000 iscritti, continuano ad aumentare le iscrizioni e quindi le persone non si limitano più a fare solo un cuore, ma chi ne fa 30, chi 40, perché vogliono inondare gli ospedali quando sarà tutto finito di tutti questi cuori colorati. Non sanerà le ferite di questi medici, di questi operatori. Li chiamano angeli, operatori, sì. Loro hanno scelto di fare il loro mestiere come ognuno di noi ha scelto di fare il proprio, però sicuramente gli doneremo un sorriso, un grazie fatto col cuore, con un cuore, perché oggi poi la parola grazie non la usa quasi più nessuno, diamo tutto per scontato, tutto quello che noi abbiamo sembra scontato, ma in realtà non è così e questo fatto che sta accadendo ce lo dimostra. Quanto è importante, soprattutto in questo momento, far arrivare attraverso iniziative solidali proprio questo, il messaggio che l'unione fa la forza? Allora, questo messaggio in questo momento serve sì agli operatori sanitari, perché sono loro in prima linea che stanno combattendo questa guerra, ma serve anche a noi italiani, noi siamo italiani, ci serve di sapere che siamo un popolo unito e che non tutti pensano al proprio orticello. Quando io ho dato vita a questa iniziativa, i primi giorni non pensavo che di arrivare ad un risultato così importante, allora lì mi sono resa conto di quanto è importante l'unione, perché il motto di questo gruppo è più siamo e più cuori diranno grazie e quindi cresciamo. È importante per noi, per l'essere umano, sapere di poter contare sull'essere umano che gli sta accanto. Quindi l'unione fa la forza su questo, ma dovrebbe essere per tutto, non solo perché adesso ci ha colpito il Covid. Questo è il mio punto di vista. Condivido pienamente. Come verrà gestita la raccolta dei manufatti e quali saranno gli ospedali che riceveranno i lavori svolti?
Allora, logicamente ho dovuto scrivermi e dar un iter su cui poter poi basarmi su tutta questa iniziativa. Allora, adesso si stanno creando tutti questi cuori fino al 30 giugno, dopodiché loro fanno a casa una prima sanificazione. Tutte le donne che stanno preparando questi cuori hanno già tutte le indicazioni per fare la sanificazione, con guanti, mascherina. Ho dato tutte le indicazioni possibili per far sì che questi cuori possano essere comunque non contaminati. Li inseriranno dentro a delle bustine alimentari chiuse e poi dal 1 al 15 di luglio verranno spediti a tutti i centri raccolta in Italia, che sono tantissimi, fino adesso mi sembra 70, la Lombardia, tutte le città. Molte regioni non hanno tutte le città, ma insomma abbiamo coperto tutta l'Italia. Le referenti dei centri raccolta li terranno in quarantena, quindi per 40 giorni resteranno chiusi in una scatola e nessuno li toccherà. A settembre li andremo, previo ovviamente un appuntamento con l'ufficio sanitario degli ospedali scelti, li andremo poi a consegnare. Li consegneremo agli ospedali che sono stati in prima linea Covid-19, perché non ce la faremo a coprire tutti gli ospedali d'Italia con tutti, certo. È un gesto simbolico quello, certo, che facciamo, però sì, ci piace che possa essere notato e guardato, perché è come se volessimo farlo arrivare a tutti, certo, ma non avremo questa forza, insomma, ecco. A chi vorresti rivolgere un ringraziamento speciale? Il ringraziamento speciale lo voglio fare a tutti gli italiani che stanno, a tutti gli scienziati italiani che stanno in giro per il mondo e che stanno facendo una ricerca e che non vengono citati. Secondo me l'Italia è anche questo, la ricerca. E quindi il mio grazie speciale andrà a loro, ma soprattutto a chi a chi scoprirà, spero presto, un vaccino contro questo virus terribile, insomma. Quindi il mio grazie principalmente va a loro, che sono quelli che lavorano in sordina, e ovviamente ai medici, Patrizia, che posso dire grazie. Sono loro, li vediamo in televisione, non ho un grazie speciale, ho quasi paura a pensare di dire grazie, non posso neanche dire grazie, non mi viene solamente il pensiero a loro, agli scienziati, ai medici, anche alla semplice infermiera, all'ausiliario che lava i pavimenti, forse il grazie anche a lui che lo merita, perché è grazie anche all'ausiliario che l'ospedale è pulito, quindi è questo settore a cui dico grazie, questa iniziativa è nata grazie a questo, e quindi non... Grazie a te che mi stai intervistando, questo sicuramente. Grazie a te, insomma, così, per aver accolto questo mio invito. Ci tenevo, insomma, così, averti ospite in questo mio programma. Grazie. Antonella, ma la tua passione per l'arte, no? Tu prima dicevi appunto gestisci questa scuola anche di cucito, perché comunque anche il cucito è un'arte, una forma d'arte. Come nasce? Quali sono state le esperienze artistiche ed umane più significative che ti hanno consentito di arrivare fin qua? Allora, io nasco con l'uncinetto in mano, quindi da quando sono piccola andavo a scuola e le suore mi insegnavano a fare l'uncinetto, e mia nonna, che abitava al piano di sopra, mi ha spronato a continuare. Poi con il passare del tempo la vita prende il corso che prende, quindi altri lavori, ho lavorato, ho fatto il mio percorso. Arrivata a un certo punto, dopo la morte di mio papà, mi sono presa un momento sabbatico ed ho iniziato a creare. Ho iniziato a lavorare per una grande azienda del settore, per la quale ho lavorato 10 anni.
E da lì è nata, cioè dall'inizio dei tempi, insomma. Poi mi sono stancata perché andavo in giro tutti i giorni per i negozi, andavo a fare le dimostrazioni, corsi continuamente nei negozi di hobbistica. Arrivata a un certo punto ero un po' stanca e vedevo che la gente aveva bisogno, più che di andare a fare il corso in un negozio, aveva bisogno di condividere, di parlare, perché quando poi vai nei negozi a fare i corsi, sì, c'è il rapporto umano, ma non tanto quanto in un'associazione. La signora da me in associazione viene anche a prendere il tè, ci sediamo, scambiamo quattro parole, mi racconta quello che succede in casa. Cioè, da noi in associazione è più la condivisione, più l'aggregazione, sì, sì. Il fatto di stare insieme, il rapporto umano. Certo. E Io Creo nasce 3 anni fa, a Roma è conosciutissima, è un'associazione molto grande, siamo 15 insegnanti, ognuna con una propria tecnica, e io mi occupo appunto del cucito creativo e del patchwork, mi piace tantissimo, chiaramente lo adoro, lo cucirei anche la notte. E ho fatto un libro, tutta l'Italia ha cucito i cappelli con il mio libro. Adesso insomma mi dedico tanto all'associazione perché è umana, ecco, per me è umana. Come d'altronde sei tu, una persona veramente meravigliosa, solo un'anima bella insomma come la tua poteva dare origine a questa iniziativa così emotivamente forte. Hai a disposizione i microfoni di Radio Dream on Fly per lanciare un messaggio. Cosa vuoi dire a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando? Di amarci un po' di più, di essere più umani e non solo dei piccoli robot che si guardano ora anche a distanza, ma secondo me ci guardavamo più a distanza prima, e quindi di essere più umani, non robot. Questo è il mio messaggio, perché l'umanità tra gli esseri umani è la cosa più bella che non c'è, nel ricco e nel povero. Bisogna essere uniti, e in questa situazione dobbiamo riscoprire i nostri valori dentro, le nostre antiche credenze su quello che facevano i miei nonni, e quindi l'umanità, ritornare alle origini. Assolutamente sì. Questo è un programma che lascia spazio al mondo dei sogni, dai sogni ai fatti con la Patti. Qual è il tuo sogno più sognato? Quello di andare a vivere su una piccola isola e guardare il mare, ma non si avvererà mai, perché è impossibile. Però questo è il mio sogno da bambina, una casetta bianca sulla riva del mare e guardare il mare, ascoltare il mare, perché il mare parla. Questo è il mio sogno, ma... Però se sei arrivata qui a Dai Sogni ai Fatti con la Patti, dove si parla di sogni, dove appunto c'è come dire così, uno stimolo a portare avanti, a coltivare i propri sogni, non essere così pessimista, perché sai qual è il mio motto? Fate bei sogni, perché a forza di sognarli prima o poi si realizzano. Questo è il mio motto. Assolutamente, quindi ci riuscirò. Ci riuscirai, poi ritornerai su questi canali per testimoniare che quello che ti ho detto oggi è verità. Assolutamente sì, Patrizia, me lo auguro con tutto il cuore. Avrò con me sempre la macchina da cucire, però. Ovvio, in riva al mare, a guardare il mare, però continuare su quello che più ti piace. Sì. Antonella, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi. Torna a trovarci quando vuoi, sei sempre la benvenuta. Grazie. La Patti si congeda dandovi appuntamento alla prossima settimana, esortandovi sempre ad avere coraggio e a resistere. Presto tutto questo finirà e saremo più forti di prima. Non abbandonate mai i vostri sogni, capito Antonella? Assolutamente.
Ciao, un bacio. Crederò. Grazie. Grazie. Grazie a te, Patrizia. Possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly. Radio Dream On Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. This time when
she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? Yes, we see. That's when I fell for leader of the pack. My folks were always putting him down. Down, down. They said he came from the wrong side of town. What do you mean when you say that he came from the wrong side of town? They told me he was bad. Beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. What he heard, I'll never know. Sei su Radio Dream On Fly. Thank you.
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. I feel good.
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. La tua impresa. Prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Dream on Fly Radio. Radio. Di Haruki Murakami, che è un grandissimo scrittore giapponese. Io personalmente amo molto la letteratura giapponese. Quando leggo la letteratura giapponese è come se percepissi gli odori, i sapori. E poi trovo tutto questo non detto della cultura giapponese, tutto questo nascondere, rendendo evidente o rendere evidente nascondendo, di straordinaria sensualità, una sensualità che riconosco poi nel cibo, nell'arte dei fiori, nell'arte della calligrafia, negli sguardi, nella gentilezza straordinaria di questo popolo che amo molto. Murakami è uno dei più grandi e probabilmente più conosciuti scrittori giapponesi degli ultimi decenni, piuttosto occidentalizzato, è un tipo di scrittura la sua che rinuncia a certi parametri narrativi giapponesi, un po' come ha fatto Banana Yoshimoto con i suoi libri a partire da Kitchen, ma non ha perso quello che è lo spirito critico in qualche modo verso una società giapponese molto chiusa, e quindi anche questo suo rendere evidente quello che normalmente non è evidente, tipo ad esempio la sessualità esplicita che la cultura giapponese rifiuta nei termini in cui noi la conosciamo, è un po' una sua lotta contro uno stato
nato a Kyoto nel 1949 ed è figlio di un monaco buddista. È cresciuto a Kobe, che è una località molto amata dai giapponesi, e poi oltre ad essere scrittore è anche musicista, no? Quando si è imposto sulla scena letteraria giapponese è stato strano, perché lui è un personaggio della cultura di primo piano, ma difficilmente assimilabile alla tradizione nipponica così come noi la conosciamo, no? Se io penso alla letteratura giapponese, penso a Mishima, che è uno degli scrittori che più amo. Peraltro Margherita Yourcenar ha scritto un saggio di straordinaria bellezza proprio sull'opera di Mishima, e nella scrittura di Murakami ci sono le perle insegnate da Mishima, disseminate da Mishima, perle che sono bombe atomiche all'interno del tessuto culturale nipponico. E ve ne parlo perché il Corriere della Sera ha scelto di pubblicare tutti i 25 romanzi usciti negli ultimi decenni a firma Haruki Murakami, e ha scelto di uscire con il suo più grande successo, venduto un milione di copie, che è Kafka sulla spiaggia. E dalla seconda di copertina voglio proprio leggervi la presentazione di questo libro, che vi consiglio perché è bellissimo. Kafka è un ragazzo di 15 anni, maturo, determinato, estremamente più adulto della sua età anagrafica, ed è il protagonista del romanzo insieme a un vecchio ingenuo e candido, invece, come un bambino. Gli opposti che si incontrano, no? La cultura giapponese, che non ha mai una cosa al suo contrario, ma ha tutto il contrario di tutto racchiuso in un unico elemento. I due si sono allontanati dallo stesso quartiere di Tokyo, sono diretti nel sud del Giappone. Il più giovane ha scelto come pseudonimo Kafka e scappa dal padre, che è uno scultore tanto geniale quanto cattivo. Il vecchio invece si chiama Nakata e fugge dalla scena di un delitto nel quale è stato coinvolto suo malgrado, contro la sua volontà. I due seguono percorsi paralleli, si incontrano, e il resto ve lo dovete leggere, perché Kafka sulla spiaggia è un romanzo di rara intensità, più occidentale che nipponica ad uno sguardo superficiale, ma in realtà si tratta di un romanzo con diversi piani di lettura, che accontenta diverse profondità di sguardi. Ve lo consiglio e spero che poi vogliate in qualche modo farmi sapere quanto e se il libro vi è piaciuto. Potete cercarmi su Facebook Ennio Trinelli, oppure su Twitter @IT5I. Ed ho scelto di parlarvi di Murakami e particolarmente di Kafka sulla spiaggia, perché Kafka sulla spiaggia è anche uno spettacolo di danza di una compagnia di danza straordinaria. Io credo che sia la compagnia di danza moderna e contemporanea, danza hip hop, teatro danza hip hop, non so bene come definirlo, perché da Crew Dance Company, sono di base a Latina, sono diretti da Omidio Rani e da Marisa Ragazzo, hanno dato vita a questo esperimento assolutamente, assolutamente straordinario dal punto di vista visivo, dal punto di vista della drammaturgia teatrale e coreografica, e dal punto di vista delle scelte non soltanto visuali, ma delle scelte musicali, delle scelte della narrazione. Ho visto questo spettacolo recensendolo il 22 dicembre o il 21, non ricordo, del 2019, nello spazio Teatri di Vita di Bologna, che è uno degli spazi teatrali più interessanti del nord Italia, uno spazio che fa comunità,
esattamente nel senso che voglio dare a questa descrizione, che definisce perfettamente, oltre che culturalmente, le scelte di Teatri di Vita e di Stefano Casi e Andrea Adriatico, che ne sono i fondatori. Stefano Casi ne è anche il direttore artistico. Lo spettacolo di Da Crew, Kafka sulla spiaggia, che si chiama proprio come il romanzo, è uno spettacolo straordinario che dovete cercare di vedere in qualsiasi modo. Personalmente conosco Da Crew dai primi anni 2000, perché li chiamai per 2 anni consecutivi con 2 differenti spettacoli di straordinaria potenza, li ricordo ancora, a Modena, quando dirigevo artisticamente un festival che si teneva nel cortile interno della sede dell'allora provincia di Modena. Kafka sulla spiaggia stupisce per la linearità drammaturgica del lavoro operato da Marisa Ragazzi e Omid Irani, che sono geniali artefici del lavoro di questo gruppo. 7 sono i ballerini in scena, 7 ballerini che sembrano di gomma, anzi addirittura non sembrano di questa terra, perché utilizzano corpi scomposti, oserei dire, con una tecnica pazzesca, e i loro movimenti sono velocissimi, minuti, precisissimi. Non sono soltanto movimenti, sono anche micromovimenti. Mi spingerei a dire che sono pulsazioni che partono dal profondo della vita ed arrivano direttamente ai muscoli, ai corpi, una precisione chirurgica ed una coreografia che non lascia niente al caso. Il tutto è tenuto insieme da una regia d'acciaio che lascia completamente liberi i danzatori, ma li tiene stretti al collo senza che se ne accorgano. Poi la storia è quella della straziante solitudine di Kafka, il quindicenne di cui parlavamo parlando del libro scritto, non di quello danzato, la stessa straziante solitudine che è quella del vecchio. E poi ci sono tutti i personaggi: c'è Ragazzo Corvo, c'è Tamura, c'è Johnny Walker. Solitudine, rigore, rigore tutto giapponese, rigore claustrofobico, dove la società è più importante dell'individuo. Per noi sarebbe quasi impossibile vivere così. Claustrofobia che diventa mancanza di libertà o percezione di mancanza di libertà. È successo anche a noi, abbiamo passato la clausura dovuta al coronavirus. Insomma, se questa è la via del teatro contemporaneo, quella di Da Crew, se la via è la contaminazione tra hip hop, danza contemporanea, physical theater e la capacità di scrivere drammaturgia e parlare coreografia senza che le troppe parole e le solite voci inquinino gesti e contenuti, ebbene, benvenuto sia Kafka sulla spiaggia, sia nel libro di Haruki Murakami che vi consigliamo di leggere, sia nello spettacolo di Da Crew che vi consigliamo con tutto il cuore di riuscire a vedere. Grazie a tutte e a tutti per essere stati con noi. Dream on Fly Radio. Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Un caro saluto amici da Marielle Vitale, bentrovati. Oggi è martedì e anche oggi manteniamo il nostro impegno del martedì pomeriggio incontrando la giurista d'impresa, la dottoressa Lorenza Morello, che ho raggiunto telefonicamente, tanto per cambiare, per noi non è cambiato nulla. E allora buon pomeriggio dottoressa, bentrovata. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati a voi. Allora, siamo quasi alla fine di questo percorso e stiamo per iniziare una nuova fase, la famigerata fase 2. Dottoressa, lei ha fatto un pensiero, ha pubblicato un pensiero molto molto interessante parlando delle aziende, e soprattutto perché le stanno ovviamente molto a cuore, e in fondo è anche il suo lavoro, dove addirittura si denuncia che un'azienda su 3 rischia di non riaprire. Sì, è la verità, è la verità. Non è la prima volta che denuncio questo problema.
a fronte di una chiusura che è stata fatta male, deregolamentata, lasciata anche un po' allo sceriffato di tanti amministratori o forze dell'ordine che hanno più volte, mi sono stati raccontati abusi di potere veri e propri, sì. La cosa sconcertante è che nel momento in cui un amministratore che si definisce il buon padre di famiglia fa chiudere un qualcosa, immediatamente deve pensare a che quel qualcosa verrà e venga riaperto. Invece questo non è stato fatto, tant'è vero che oggi, a più di un mese di distanza dall'inizio del lockdown, non si sa ancora esattamente come avverrà la riapertura, quali saranno le modalità, e la gente, abbiamo visto anche in queste ore purtroppo l'ennesimo suicidio di un ristoratore del Sud Italia, inizia ad uccidersi per la disperazione. Tutto questo in un paese sedicente civile non è accettabile. Dunque, lei fa parte, lei è la presidente nazionale della PM, fondatrice di Morello Consulting, che sull'inevitabile crisi economica collegata all'emergenza coronavirus e sull'operato del governo Conte ha fatto un'azione ben precisa, mi pare, nelle settimane scorse. Sì, noi abbiamo preso più volte posizione, la prima volta per denunciare quello che è stato, a nostro modo di vedere, un golpe bianco, perché l'esautorazione da parte del Presidente del Consiglio di tutti i poteri di una Repubblica democratica e parlamentare come la nostra assolutamente priva il nostro paese della rappresentatività democratica in Parlamento, ed è una presa di potere dell'esecutivo che quindi cambia la nostra forma di Stato e la nostra forma di governo, senza entrare in tecnicismi che sono comprensibili solo agli addetti ai lavori. Possiamo dire che c'è stata una compressione delle libertà fondamentali dei cittadini, sì, che non è stata motivata a sufficienza dal punto di vista legale e giuridico, e quindi è stato un uso della forza superiore a quella che era poi in realtà la situazione di necessità contingente. E in base a questo fior fior di giuristi hanno già argomentato sulla totale illegittimità non solo dei DPCM, ma anche poi di tutte le norme che sono state prese dai vari presidenti di regione, che inasprivano ancora delle misure già inusitate. Quindi la nostra posizione è stata una posizione di contrasto dal punto di vista legale e civile, per far comprendere anche a chi non ha gli strumenti intellettuali o intellettivi quello che sta accadendo davanti agli occhi di tutti. Dottoressa, una domanda. In queste ore è emersa una verità, grazie anche ad un servizio di report ieri sera su Rai 3, che ha fatto emergere una certa inefficienza del sistema sanità piemontese. Infatti sarà probabilmente tra le ultime regioni a poter riaprire rispetto alle altre. C'è qualcosa che potrebbe essere fatto nell'immediato per aiutare la nostra economia piemontese nel dettaglio, insomma? Ma allora, che la nostra regione abbia dei problemi dal punto di vista sanitario, così come tutto il paese ce l'ha, nella nostra regione possiamo dare un nome e un cognome alla debacle della sanità, e si chiama Mercedes Bresso. Lei sa che io non ho mai problemi a fare i nomi e cognomi. Assolutamente. Persone, ma gli atti che sono stati compiuti sotto l'amministrazione Bresso, di cui poi è stato chiesto conto, e alcuni conti sono stati chiusi, altri più o meno, è sicuramente stato una falcidie per, sì, una sanità che per altri versi invece sicuramente le eccellenze piemontesi ci sono. Assolutamente, da, certo, molti punti di vista. Basti pensare appunto al nostro istituto di cura dei tumori, o quello che si tenta di fare in Città della Salute. Sì. E a fronte di questo, quindi a fronte di una politica lobbistica che premia i medici non per meriti ma per fratellanze, e qua non, mi fermo e non vado oltre, molto spesso, però ci sono anche degli operatori sanitari, chiunque di noi ha dovuto imbattersi per motivi personali o familiari in strutture di degenza del Piemonte. Io per prima ho dovuto più volte interfacciarmi per motivi familiari con queste strutture. Devo dire che ci sono delle eccellenze anche dal punto di vista umano, non solo sanitario. Indubbiamente. A fronte di questo, però, i tempi di una Torino che troppo spesso in questi anni
ha badato a fare delle scelte salottiere, e parlo anche delle scelte che sono state compiute dalla popolazione, perché poi prendersela solo con i politicanti è troppo facile. Ma quando io in certi salotti torinesi sentivo dire che un sindaco, che poteva piacere o non piacere, ma insieme a un altro presidente di regione, non andavano più votati perché i cosiddetti radical chic avevano deciso che il loro tempo era compiuto, e quindi hanno votato una ragazzina senza arte né parte se non un buon padre di cui vantare i natali, l'hanno messa alla guida di una città dove ha dimostrato subito la sua incompetenza, e dove, senza neanche assumersi la responsabilità dei morti che ha sulle spalle, continua a imperversare raccontando, no? Invece di guardare la luna guarda il dito. Beh, queste sono situazioni preoccupanti. Non si può pensare di continuare a condurre una città come Torino con le dinamiche di sviluppo e di crescita che potrebbe avere, che in questo momento sono soffocate. Non ci dimentichiamo che Torino è una delle città d'Italia dove chiudono più attività commerciali al giorno. Mamma mia. E senza una visione strategica. Noi siamo quelli che con il posto sommerso dalle alghe, prima li fanno strappare le alghe e poi dopo, quando si rendono conto che ad averle strappate si sono moltiplicate, chiamano un biologo per capire che cosa fare. Ecco. Prima facciamo il danno e poi cerchiamo di correre ripari dai danni che abbiamo noi aumentato con la nostra incompetenza e con il nostro pressapochismo. Quindi quello che bisogna fare e che bisognerebbe fare in questo momento in Piemonte è commissariare sia il governo che il comune, perché entrambi, e quindi così non mi possono dire che io ce l'ho con i 5 Stelle, perché laddove è vero che la nostra non è più la mia, ma l'amministrazione comunale torinese è in mano ai 5 Stelle, l'amministrazione regionale è in mano al centrodestra, e quindi disastro in disastro, ma non che le precedenti amministrazioni di sinistra abbiano fatto buone cose, perché se poi avessero governato davvero così bene non saremmo arrivati a tutto questo. Quindi se ciascuna delle amministrazioni che si sono succedute si assumesse nel proprio piccolo un carico di responsabilità, cosa che ai giorni nostri non si sa più assumere nessuno, forse le cose non sarebbero in questo stato di fatto. Ma visto che, come dico sempre io, con il passato ci facciamo il minestrone o il sugo, più di quello non possiamo fare. Esatto. Allora quello che è urgente in questo momento, senza aggravio di costi, bisognerebbe trovare delle persone di buone volontà che assumessero il ruolo di commissario, anche ipotetico, nel senso che il nostro Presidente della Regione e la Sindaca dovrebbero rendersi conto della propria incapacità amministrativa e mettere in mano la città e la regione a qualcuno che ha le competenze tecniche per far ripartire quella che è stata la prima capitale d'Italia e che adesso è una delle città peggio messe dal punto di vista sia economico che amministrativo. Dottoressa, sono arrivate delle missive, dei messaggi indirizzati a lei, e se vuole posso leggergliela, così magari sentiamo, potrebbe. Sentiamo. Allora, le chiede un, non so se è un uomo o una donna, le scrivo per chiederle se può parlare a Radio Dreamfly della nuova applicazione in fase di studio chiamata Immuni. Ho letto diversi articoli, quello che si potrebbe analizzare è il concetto di privacy di questa app, nel senso che si dice che dovrebbe proteggere i cittadini, ma in base al DGPR è un po' fuori dalla sua giurisdizione, dai suoi schemi. La persona che la userà può veramente stare tranquilla che i suoi dati, spostamenti, contatti con altre persone saranno tutelati? E inoltre sorge un altro quesito: dato che il sito IMSS si è bloccato per troppe domande, come si può gestire un'ipotetica per milioni di app e di utenti? Spero di non essere stato contorto, insomma, però dice che il suo punto di vista è per questa persona un vero punto di riferimento. Ecco, io ringrazio il nostro ascoltatore. Quello che posso dire è che no, io sono fermamente contraria a qualsiasi dispositivo di controllo delle persone, perché, come insegnava già il compianto professor Rodotà e tutti i costituzionalisti, che nel nostro paese sono pochi, ma alcuni ci sono, ne capiscono di tutela dei diritti della persona, o i giuristi in generale, qualcun altro nome torinese, uno su tanti, il professor Ugo Mattei, sì, hanno già denunciato a gran voce più volte quanto in realtà questo sia pericoloso per la nostra libertà personale. C'è però da anche
lì un attimo buttare giù il velo dell'ignoranza con cui molto spesso tutti noi ci ammantiamo e parliamo di cose senza dare il quadro completo. Sì. Una persona può parlare di diritto della tutela della propria privacy quando non è il primo complice a far sì che tutti i propri dati personali finiscano in rete. Certo. Quando invece di certe persone vengo a conoscenza anche di a che ora vanno in palestra, a che ora vanno a dormire, e mi fermo qui per eleganza, e sappiamo esattamente minuto per minuto cosa stanno mangiando, con chi stanno, vero, cosa stanno vivendo, vero, che poi queste persone mi vengano a parlare di diritto della privacy, mi faccio una gran risata. Ecco. Laddove invece l'uso dei social e dei dispositivi in genere fosse un uso più assennato, fatto da persone per bene e che perdono questa preoccupante deriva edonistica e egocentrica che hanno scatenato i social network, dove l'ultimo dei poveretti si sente una star perché posta una foto e vuoi sedere lì a guardare quanti like scatena, sì, o come dice, sì, qualcuno, sì, queste donnicciole, comprese molte professioniste su cui ho molta compassione, no, che pubblicano foto di scinte, sì, sì, online, e non si ricordano che, no, se qualcuno poi gli fa i commenti dicendo quanto sono belle, è come postare la foto di una lasagna all'ora di pranzo, quella non è bellezza, quella è proprio fame. Allora, mi scusi, questo è proprio fame, no? Non è più voglia di qualcosa di buono, no, è proprio fame. Allora, se siamo al gioco della fame, vale tutto. Sì. Ma se torniamo nel campo del buon senso, nel campo delle persone per bene che hanno anche un modo di comportarsi che sia adeguato a quelli che poi sono i loro credo, tipo la tutela della privacy, sicuramente non è accettabile che nei nostri dispositivi vengano installate delle app che violano, perché vanno di nuovo oltre il problema, sì, la nostra libertà personale, la libertà di movimento, la libertà di sapere se io e lei, quando io tornerò a Torino, andiamo a cena insieme, certo, oppure no, saranno, certo, fatti nostri, certo, non facciamo tanto di male. Certo. Ecco. Allora, tutto ciò che va a insinuarsi all'interno delle persone e in realtà non è corroborato da una reale tutela dell'interesse collettivo è una violazione dei diritti personalissimi, il diritto di movimento, il diritto alla libertà personale in senso lato. Sì. E questo non mi potrà mai venire d'accordo, a fronte del fatto che, come dice il nostro ascoltatore, sicuramente anche dal punto di vista della gestione informatica dei dati, l'INPS ha già dimostrato la propria incapacità. Leggevo delle statistiche molto interessanti su come, ad esempio, mi scuseranno gli ascoltatori se oggi facciamo una come dire, una puntata più colorita del solito, sì, ma sì, sarà per il COVID, no? Anche sì. Me. Allora, dei siti di tanto cari soprattutto al pubblico maschile, ma questo non è che lo dico io, lo dicono i dati, cioè tutti i siti che tipo YouPorn, che hanno, sì, milioni e miliardi di passaggi al giorno, riescono a gestire questi volumi di dati, e un sito invece dell'INPS impazzisce con 10.000 domande. C'è, sì, qualcosa che non va. No, io più che di incapacità parlerei di inadeguatezza del sistema, insomma, che non ha potuto supportare. Non devo pensare che in realtà questa inadeguatezza del sistema, perché sa, pensare male si fa peccare. Certo, certo. Sì. Non sia fondata sul fatto che in realtà i soldi delle pensioni non sanno più bene dove andarle a prendere, allora io sto seguendo delle pratiche per alcuni clienti, uno ad esempio a fronte di una domanda di pensionamento fatta più di 180 giorni fa necessita ancora di una risposta, e la risposta che mi sento sempre dare è che in questo momento hanno altro a cui pensare. Ecco. Come se tutti fossero ricchi e potessero, certo, vivere, no, di, certo, un qualcos'altro in attesa che sua maestà lo Stato dia a un contribuente che ha versato le tasse per una vita indietro ciò che gli spetta nel momento in cui decide di ritirarsi dal lavoro o che viene costretto a farlo. Quindi per riassumere, visto che poi abbiamo messo un po' di tanta carne al fuoco, non sono d'accordo assolutamente con questa app né su nessun altro dispositivo di controllo personale, e sicuramente sono sicura, scusate gli uffici di parole, ma sì, sono fermamente convinta
che la nostra pubblica amministrazione non abbia ancora una strumentazione adeguata per gestire volumi di dati e garantire la nostra sicurezza personale e la nostra tutela della privacy. Detto ciò, diciamo anche che pochi minuti fa il Presidente del Consiglio Conti ha specificato che sarà un'applicazione che chi vorrà potrà scaricarla del tutto volontariamente e chi non la scaricherà, insomma, non incorrerà in accettature.